Nella mattinata di oggi si è tenuta nel Salone Metaurense della Prefettura, in collaborazione con il FAI, con il Comune di Pesaro e con l'Ufficio Scolastico Provinciale, la cerimonia di premiazione dei giovani apprendisti ciceroni appartenenti a varie scuole della provincia che numerose volte hanno partecipato all'apertura dei tanti luoghi di interesse storico e artistico della provincia, tra cui anche il Palazzo Ducale di Pesaro, in occasione delle giornate FAI di primavera del marzo scorso. Il prefetto, nel suo saluto introduttivo, si è complimentato con l'opera meritoria del FAI e con le scuole che hanno offerto la preziosa collaborazione dei giovani ciceroni, i quali hanno dimostrato un grande entusiasmo e ottenuto molti apprezzamenti per il loro encomiabile impegno e per la competenza dimostrata anche quest'anno. È stata pure l'occasione per incastrare il FAI ad aiutarci anche il 2 giugno. Il 2 giugno quest'anno facciamo veramente una manifestazione all'aperto, nel senso da condividere nella parte diciamo istituzionale di Festa della Repubblica, da condividere con la cittadinanza. Quindi avremo svariati momenti anche musicali, si concluderà con il conservatorio, sarà una cerimonia, ripeto, aperta a tutta la città, ma in contemporanea abbiamo avuto dal FAI la possibilità di reiterare l'esperienza che abbiamo fatto a marzo e quindi di riaprire Palazzo Ducale. Allora, un appuntamento importante questo per sottolineare quanto le sensibilità delle giovani leve si possano attivare anche coinvolgendoli soprattutto. Esatto, è proprio questo lo scopo di questo progetto, quello di coinvolgere i ragazzi e di fargli capire che anche loro possono fare qualcosa per la cura, per la salvaguardia, per la valorizzazione del nostro patrimonio d'arte e natura, per il nostro patrimonio culturale. Quindi questo progetto Apprendisti Ciceroni coinvolge i ragazzi non solo in un momento di conoscenza, di studio, ma anche in un momento in cui sono loro che restituiscono in qualche modo quello che hanno imparato, raccontandolo ai numerosi visitatori, al grande pubblico che sempre accorre ai nostri eventi nazionali. L'occasione per rivederli all'opera sarà quindi la Festa della Repubblica del 2 giugno che, in collaborazione con il Comune, la provincia di Pesaro e con il 28° Reggimento Pavia, quest'anno vedrà una serie di iniziative aperte alla cittadinanza che si concluderanno in Piazza del Popolo a Pesaro.